Questo programma è offerto da... Siamo sul campo della Polisportiva Stella, una realtà consolidata del territorio rivinese. Quest'anno sono circa 300 i ragazzi presenti qui all'interno del settore giovanile della Polisportiva Stella, un numero importantissimo. Una delle poche società del territorio, occorre dirlo, che mira alla salvaguardia del proprio patrimonio, che si chiama per l'appunto settore giovanile. Qui il ragazzo viene seguito fin dalle prime battute, cercando di metabolizzare gli schemi, cercando di crescere attraverso il pallone per poter un giorno arrivare alla prima squadra. Ricordatevi che questa è una polisportiva, qui i giocatori non vengono pagati, si cerca per l'appunto di crescere il ragazzo in maniera naturale per fargli toccare con mano i veri valori dello sport. Quando si entra su questo campo, gli allenatori ricordano subito ad ogni ragazzo quali sono i principi dello sport. Entriamo nel vivo di questa realtà. Noi siamo tre mister e allenare appunto queste due annate. Facciamo due campionati diversi. All'inizio facevamo gli allenamenti divisi 2006 e 2007, dopo li abbiamo uniformati perché avevamo un numero ridotto di 2006 e eravamo in 10 e quindi abbiamo deciso, essendo di 2007 in 18, di unire i due gruppi e siamo in 3 in totale. Volevo chiederti, la Stella rappresenta uno dei maggiori settori giovanili a livello numerico di Rimini. Come avete impostato il lavoro in questa stagione? Noi suddividiamo le sedute di allenamento, diciamo, in 3 giorni. Il martedì, il mercoledì e il venerdì, dove il martedì e il venerdì si fanno proprio gli esercizi che richiediamo, quindi che possono essere degli uno contro uno, a seconda dell'obiettivo che abbiamo mensile, che lavoriamo su degli obiettivi mensili. E il mercoledì invece gli lascio definito questo gioco libero, praticamente, che sono dei mini tornei che fanno, sono delle squadre che teniamo invariate una volta al mese, hanno validità per tutto il mese, e dove loro giocano, si divertono, e per ritornare un po' tra virgolette a quello che era il passato, diciamo così. Non è stato facile, diciamo che adesso sembra che ci stiamo riuscendo, ecco, diciamo così. L'obiettivo cerchiamo di centrarlo il più possibile. Senti Enrico, parlavo prima con Marcello Candido, che è una figura storica per quanto riguarda questa società. Mi diceva soprattutto che la Stella guarda il settore giovanile per far sì che un giorno i ragazzi siano pronti per la prima squadra. Vedendo certo che oggi milita in promozione, è un grosso risultato per voi. Ti chiedo, i ragazzi sono già predisposti fin da subito, fin dalla tenera età, a giocare con meccanismi precisi? Ho fatto anche dei corsi, tutto quanto, e i ragazzi a questa età qui, diciamo che un ruolo vero e proprio non ce ne hanno, nel senso che sono liberi. E poi è chiaro che uno è più predisposto per una fase e uno per un'altra fase, però devono essere giocatori capaci di intraprendere tutti i ruoli. Lavoriamo appunto perché siano giocatori, diciamo, polifunzionali, nel senso che devono essere capaci di interpretare tutte e due le fasi. Infatti appunto negli obiettivi mensili lavoriamo su uno contro uno, quindi c'è sia chi difende, c'è chi fa
il difensore, chi parte a fare l'attaccante, quindi tutti devono essere predisposti a saper fare un po' tutto, diciamo così. Ti chiedo, a livello di concentrazione, lo dicevi prima, sì, ma ti modifico leggermente la domanda. Quando arrivano, sì, qui al campo, sono concentrati al 100% per correre dietro al pallone, visto che viviamo in un'epoca dove quando vedono il telefonino o la PlayStation... Certo, esatto, infatti il problema è proprio questo, nel senso, loro arrivano, io come seduta di allenamento, infatti adesso anche andando a scuola tutto quanto, per cercare di incentivarli, uso praticamente i primi 10 minuti, li lascio tra virgolette un po' liberi, dandogli o adesso stiamo iniziando a fare un po' di calcio tennis, un po' di gioco aereo così, oppure prima facevo delle partitelle massimo 3 contro 3 per cercare di raccogliere poi l'attenzione derivata dalla scuola, da quello che potevano essere gli impegni, diciamo, della giornata, giornalieri. E per raccogliere questa attenzione, diciamo che ho trovato questa fisionomia che adesso gli lascio i primi 10 minuti liberi e mi sta riuscendo, diciamo, abbastanza bene. Poi chiaramente sono sempre ragazzi, quindi alcuni sono abbastanza selvaggi, per cui... Quindi diciamo che rispettano al momento la tabellare in porta. Diciamo di sì, dai, sono abbastanza contento. Fabrizio, un settore giovanile molto invidiato, quello della Stella. Ti chiedo, quanto è importante avere un ruolo da responsabile come questo e quanto senti questo peso? Allora, per quanto concerne le qualità del settore giovanile, ne siamo assolutamente lusingati, consapevoli che possiamo migliorare molto e il nostro obiettivo è in questa direzione, cercare di migliorarci sempre al fine di raggiungere sempre migliori risultati nell'interesse dei ragazzi. Quindi, seppur si delusinghe fanno piacere, siamo consapevoli che dobbiamo lavorare tanto per cercare di migliorare. Questa è la prima cosa imprescindibile. Per quanto concerne la responsabilità in relazione al settore giovanile, ho giocato a calcio diverso tempo e questo per me è l'ambiente più bello, più sano, più vero del calcio in generale, in particolar modo la scuola calcio, esordienti e forse giovanissimi. E fondamentalmente sono loro che danno la carica a noi per continuare in questa attività, perché sicuramente nessuno di noi lo fa per chissà quale tipo di scopo, men che meno lucrativo, ok? Però veniamo tutti qui con convinzione, con determinazione, con voglia, con passione per quanto questi ragazzi riescono a regalarci. Quindi il mio ruolo è assolutamente molto facile, perché è molto bello quanto i ragazzi riescono a trasmetterci in ogni occasione, sia che siano partiti, sia che siano allenamenti, sia che sia quel che sia. Vederli sul campo ridere e scherzare è di per sé una soddisfazione impagabile. Una delle poche, soprattutto nel calcio di Minese, che punta al lancio proprio dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra del ragazzo. Questo è un impegno importante, però voi vedo che ci riuscite. Allora, questo è un impegno fondamentalmente determinato da due fattori. Il primo è di carattere economico. Noi siamo una polisportiva, quindi abbiamo dietro la parrocchia di San Giovanni e è proprio contrario al principio della polisportiva che qualcuno venga a giocare e percepisca seppur il minimo rimborso. Quindi il primo motivo, come insisto, è di carattere economico. Nulla è riconosciuto a nessuno. Di conseguenza è chiaro che noi, la nostra politica è nella direzione di far sì che i ragazzi che vengono sul settore giovanile possano arrivare fino alla prima squadra, perché fondamentalmente sono loro l'anima, la vitalità, la bellezza della prima squadra. Noi possiamo permetterci di fare un bellissimo campionato di promozione grazie all'apporto dei nostri giovani, ragazzi che prima, cioè che ragazzi che partono appunto dal settore giovanile facendo tutte le categorie, arrivano in juniores e in prima squadra. Questa è la soddisfazione più grande, quindi Fabrizio, volevo sapere, onore ai giovani. Dato che siete stati scelti, e per questo è un onore, ma un onore anche per i Rimini Calcio, come procede la vostra affiliazione con i Rimini Football Club? Come ha giustamente anticipato lei, è un onore, un plauso. Essere aggregati, essere associati, essere affiliati alla squadra della propria città è sicuramente una nota di merito, una nota di vanto e soprattutto una nota di orgoglio. Tant'è che abbiamo avuto anche la fortuna di fornire alle giovanili del Rimini Calcio un paio di nostri giocatori, quindi questo è appunto una nota di merito assolutamente. È chiaro che le cose vanno in qualche maniera distinte, nel senso che noi siamo, come dicevo prima, una polisportiva
con determinate caratteristiche. La Rimini Calcio, essendo una società professionistica, ha altre esigenze, ha altre attenzioni, ha altre particolarità, ok? Noi cerchiamo, per quanto c'è possibile, di formare i ragazzi nel miglior modo affinché si possano far trovare pronti ad eventuale chiamata da parte della Rimini Calcio, consapevoli che abbiamo dei limiti. Mi confronto con Aldo Righini più e più volte e lui cerca di indirizzarci per quelle che possono essere le metodologie, per quelli che possono essere gli insegnamenti, per quelle che possono essere le dinamiche di una scuola calcio come la nostra, quindi c'è una collaborazione piena e totale. Invece Fabrizio, ti chiedo una piccola presentazione di questo settore giovanile: quanti ragazzi ci sono esattamente che lo compongono e quante formazioni ci sono in questa stagione? Allora, noi indicativamente abbiamo, senza la prima squadra, 280-300 ragazzi e copriamo tutte le categorie, quindi partiamo dalla Juniores, in cui tra l'altro abbiamo due squadre e penso che siamo in questo caso sì la sola società nel circondario ad avere due squadre nelle Juniores, 2001 e 2002. Poi giù copriamo insisto tutte le categorie: allievi, giovanissimi, esordienti, scuola calcio e Puccini. Quindi mi sembra che abbiamo 14 squadre. Questo sì, tante, è una soddisfazione immensa, ma insisto, la soddisfazione più grande è vedere i ragazzi che si divertono. No, poi su questo discorso qui della Juniores è avuto modo di constatare nel campionato provinciale di Minese che sono rimaste solo 10 formazioni. Questo è un peccato. Tu ora mi stai dicendo che addirittura voi ne avete due, a maggior ragione io vi faccio un applauso, perché sulla Juniors, da quello che ho capito, ci credono in pochi. No, io mi permetto una considerazione differente, nel senso che non è che ci credono in pochi, però i costi sono diventati importanti, va bene? Quindi è chiaro che un settore giovanile che deve spendere 4, 5, 6 mila euro in una Juniores, consapevole che questi ragazzi l'anno dopo smettono o vanno a scuola o continuano a fare cose differenti o gli passa la pagina del calcio, fondamentalmente ritengo che il problema della Juniores sia il futuro. In pochi si investe nella Juniores perché non è come noi la Juniores, come dicevo prima, è un bacino per la prima squadra, quindi noi crediamo nella Juniores in questo obiettivo qui. Altre società forse ci credono un po' meno, ha capito? Quindi è una questione di dare e avere, è sicuramente molto più, è una cosa bruttissima da dire, però impegnarsi con maggiore attenzione a un settore giovanile, che può essere scuola calcio, che può essere Puccini, che può essere esordienti, piuttosto che una Juniores, che quando alla fine non ti dà quello che magari riescono a darti altri gruppi. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbota il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabri Giancarlo, titolare della DGDF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start &
Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start and Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport, primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Eugenio, ti chiedo di presentarci subito la tua formazione, quanti ragazzi sono, quali sono gli obiettivi, che tipo di campionato farete in questa stagione che state facendo ovviamente. Allora, io alleno nel 2009, giochiamo 7 contro 7 e i miei obiettivi prima di tutto sono di creare dei gruppi, un bel gruppo, un gruppo dove tutti i ragazzi sono amici prima di tutto. Poi dopo cerchiamo il più possibile di insegnargli il meglio del calcio. E, soprattutto in questo momento per esempio stanno facendo gli incroci che sono un po' carenti perché si fermano un po' a vedere il pallone, perciò hanno bisogno un po' di movimento, ecco. Però devo farti i complimenti perché ho visto che quando hai iniziato a fargli fare questi esercizi che noi nel frattempo stiamo facendo vedere ai nostri spettatori, li hai fermati nel momento giusto, gli hai spiegato, hai avuto tutta la pazienza. È una cosa, è una virtù importante quando fai questo mestiere, o no? Questo è la prima cosa, ci vuole una gran pazienza e che ci aiuta molto la passione. Come tutti gli allenatori della Stella c'è tantissima passione e in più cerchiamo il più possibile io con i vari allenatori di vedere i limiti di ogni ragazzo e cercare di tirare fuori il meglio di loro, tutto passando al massimo col gioco, perché deve essere il gioco del calcio, lo dice la parola, perciò ci devono divertire, la prima cosa è quella. Anche perché ci ricordava precedentemente Fabrizio, attuale responsabile, che la Polisportiva Stella mira appunto a creare un proprio futuro portando il ragazzo dalle giovanili fino addirittura alla prima squadra, no? Questa è una bella cosa, siete una delle poche realtà che credete in questo progetto, devo essere sincero. Benissimo, perché sì, anzi cerchiamo di dare molta passione anche alla prima squadra, cioè i nostri bambini spesso vanno a vedere anche la prima squadra e cercano anche di imitare la prima squadra e questo ci aiuta tantissimo. L'anno scorso il secondo anno con questi bambini nella mia squadra, la cosa che l'anno scorso dovevano solo stare in campo, quest'anno provano proprio a imitare chi è più grande di loro, perciò è una cosa che secondo me è bellissima. Ringrazio anche la Stella perché quella Stella io nella mia esperienza gioco ancora a 46 anni con degli amici che abbiamo iniziato con i pulcini e la Stella è l'unica grande realtà che mi dà la possibilità di insegnare questo, insomma. Spero che diventino giocatori della prima squadra nel futuro. In base agli allenamenti che sto vedendo oggi, che sto curiosando, quello che li fai fare, vedo chi li tiene attivi con il cervello, perché non è facile per via dell'età che hanno, nel senso che gli spieghi bene l'esercizio che devono fare, gli dai il pallone e poi glielo togli anche contemporaneamente proprio per invitarli a ragionare su quello che stanno facendo. Perfetto, secondo il mio punto di vista la mia filosofia è che devono avere un gioco di squadra, non devono essere degli individualisti, non è che devono fare gol e finita lì. Secondo il mio punto di vista è un gioco di squadra, questi sono tutti esercizi che devono fare a livello di squadra,
anche questo che adesso tirano, uno dei due si deve fermare per far tirare il compagno, serve in partita per non darsi fastidio, perciò questo li aiuta tanto. E in più i bambini di adesso, secondo me, devono stare molto lì con la testa e essere concentrati su quello che fanno. Mi hai già anticipato, l'ho già chiesto ai tuoi colleghi, sai benissimo che siamo purtroppo in una realtà moderna dove il cellulare già ha 6 anni nelle mani del bambino, purtroppo, o la PlayStation. Perfetto, questo sono d'accordissimo con te, che è una piaga, perché vedono, ragionano, i bambini ragionano su quello che fanno nella PlayStation, e qui no, io proprio voglio fargli passare questo, il messaggio che si ragiona da squadra fuori e dentro lo spogliatoio, perché l'educazione, prima di tutto chiedo ai bambini di essere educati e fair play il più possibile, e oltretutto molta attenzione. Ma l'attenzione anche ai nostri compagni. Da quest'anno c'è l'introduzione degli shootout, cioè due bambini contro il portiere, e gli si chiede di mettersi d'accordo tra di loro chi andrà al tiro, e non è facile a un bambino di 9-10 anni togliergli la voglia di fare gol, però loro sono molto bravi, sono molto amici, ecco, e questo mi fa molto piacere. Noi l'anno scorso eravamo 19-20, quest'anno 34, i 14 che sono arrivati per ultimi e sono stati accettati benissimo e aiutati. E questa è la più grande vittoria che possiamo avere qui alla Stella, secondo me. Presentaci un attimo la tua formazione, quanti ragazzi sono? Allora, noi siamo in 27, hanno sì, dai 13, per hanno 14 anni all'inizio dell'anno nuovo. Come si svolge il vostro lavoro qui quando appunto preparate l'allenamento? Allora, noi ci sentiamo telefonicamente con il primo allenatore, che è Francesco Pigozzi, e svolgiamo le 3 sedute di allenamento settimanali, più la partita che è il sabato in casa e la domenica in trasferta, basati da 1 ora e mezza di allenamento ciascuno. Lavoriamo principalmente sulla tecnica, che crediamo che sia la cosa principale. E niente. Come sono i ragazzi? Sono bravi, vi ascoltano oppure vi fanno arrabbiare? Sono comunque ragazzi, quindi vanno cicchettati quando c'è da cicchettare, e da elogiare quando fanno bene, insomma. Però principalmente sono bravi. Simone, abbiamo toccato questo argomento con vari allenatori, lo chiedo anche a te. Come si fa a portare un ragazzo a farlo rimanere concentrato, come in questo caso sull'allenamento e sul pallone, quando oggigiorno li vediamo tutti attaccati al computer o alla PlayStation? È molto difficile, nel senso che diciamo che loro non devono venire qua a passare un'oretta giusto per fare la doccia, ma devono venire qua con la massima concentrazione. Chiaramente sono ragazzi, non gli si può chiedere chissà quale sforzo, però insomma non è che vanno a pulire le strade, vengono qui, si vengono a divertire ed è giusto che lo facciano. Non è facile comunque, credo che i social non siano una grande cosa per loro, però non credo che ormai arrivati a questo punto siano quasi inevitabili. Senti, gli obiettivi di questa stagione tra te e il tuo primo mister? Gli obiettivi sono far crescere i ragazzi, non ce ne sono altri. Allora, io ho un gruppo di 20 giocatori, adesso 19 perché purtroppo uno ha subito un infortunio abbastanza serio ad un ginocchio, quindi per qualche mese non ce l'avremo. Noi andiamo ad affrontare un campionato allievi provinciale 2002-2003, però la mia squadra ha solo componenti 2003, quindi insomma sarà un po' più ostico rispetto alle altre compagini, ma è stata una scelta nostra, insomma, per far crescere di più i giocatori, ecco. È una delle poche realtà del posto, se non la sola, che punta fin dalla giovane età a seguire i ragazzi per poi lanciarli definitivamente anche in prima squadra. Sì, l'età è un'età difficile, perché lo sappiamo, adesso i ragazzi hanno 20.000 cose in testa in questi anni, purtroppo. Prima di tutto, io quando ho parlato con i miei ragazzi ho detto loro che il primo obiettivo deve essere la scuola. Quindi il primo posto ci sta la scuola, dopo ci sta il calcio,
e dopo viene il resto. Noi facciamo tre allenamenti, perché quando sono venuto qua ho chiesto di fare tre allenamenti, perché secondo me con due si fa fatica a migliorare, insomma, la qualità dei ragazzi, e la risposta però dei ragazzi è stata subito positiva. Ho un gruppo secondo me qualitativamente molto valido, sto lavorando molto sull'aspetto mentale, perché i ragazzi devono capire che quando vengono qui al campo devono essere concentrati e allenarsi al massimo, perché secondo me è l'unico modo per poter migliorare. Alex, stai riscontrando come allenatore che rispetto a una volta, non parliamo adesso di calcio, ovviamente quello che vediamo in televisione, Serie A, Serie B, Serie C, proprio a livello di settori giovanili siano cambiati i tempi, perché una volta ci si accontentava di poco e il pallone era visto come massimo di divertimento. Adesso i ragazzi sembra che dobbiamo pregarli per farli divertire. Sì, adesso i ragazzi hanno molte più distrazioni. C'è da dire anche però che una volta la tecnica che non si faceva al campo si faceva per strada, quindi le ore alla fine settimanali non erano più come sono adesso. Noi oggi facciamo 4 ore e mezza settimanali, ma superavano le 10 ore, perché il ragazzo una volta quando usciva di casa dopo aver fatto i compiti andava a giocare nel campetto o nel cortile di casa, e quindi erano tutte quelle ore che permettevano al ragazzo di migliorare divertendosi con gli amici. Adesso purtroppo non è così, perché tra cellulari, PlayStation, la società di adesso è così, sta cambiando, e quindi bisogna cambiare anche, cioè farsene un'idea, ecco. Alex, in virtù della tua esperienza anche passata, cosa hai portato dentro la polisportiva Stella di tuo, che senti di tuo come copyright? Ma di mio spero di aver portato, magari te lo dirò più avanti se sarò riuscito nel mio intento, ma un po' di professionalità, ecco, soprattutto con i ragazzi, perché ti ripeto, quando si viene qua bisogna stare concentrati, e questo è un aspetto che può servire a loro anche dopo, quando vanno a scuola, perché anche a scuola, sui banchi di scuola bisogna stare concentrati, non si può scherzare e ridere, perché dopo ne va anche dello studio, ecco. E nella vita. E nella vita, sì. È una società, ricordiamo, affiliata con il Rimini Football Club, che si è preso anche il lusso di distribuire qualche ragazzo proprio alla società biancorossa. Un settore giovanile che avevamo avuto modo di conoscere già 4 anni fa, non è cambiato nulla, i valori sono rimasti quelli, sono aumentati i ragazzi, e non è assolutamente una sorpresa per noi addetti ai lavori. L'augurio è quello di proseguire nel loro obiettivo e aiutare più ragazzi possibili a crescere, facendoli toccare i veri valori dello sport, che è questa la cosa più bella del pianeta calcio. Stella! 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 Stella!